Allora, buona giornata a tutti, ben rivisti. Riprendiamo oggi questo convegno al quale ho deciso di partecipare, ma con molto piacere, perché devo dire che è il primo negli ultimi convegni, negli ultimi 2-3 anni, quindi primo post pandemico, ma anche post riforma Cartabia, che grazie al Dipartimento di Giurisprudenza di Ferrara e ai suoi principali protagonisti, in questo caso, cioè Donato Castronuovo e Daniele Negri, hanno deciso di interrogarsi sulle inquietudini che nascono necessariamente ogni qualvolta il legislatore decide di fare una, non una riformetta, ma una grande riforma, perché riforma al di là dei giudizi di critica o meno che si possono muovere al suo intero impianto oppure alcuni aspetti. Ed è un convegno che si interroga, ieri ho assistito alla seduta sessione pomeridiana, proprio su alcune parole chiave: il senso della riforma, lo spirito della riforma, le linee guida, l'orizzonte della giustizia penale futura. E quindi, prima di dare inizio a questa mattinata, che secondo me in modo davvero intrigante è stata intitolata Discussioni, ecco, non potevate dare un titolo più bello, soprattutto tenendo conto dei giovani interlocutori con i quali ci sarà un confronto, mi prendo 10-15 minuti solo per dirvi qualcosa di quello che penso della riforma Cartabia, senza entrare ovviamente nel vivo delle questioni, perché saranno trattate di volta in volta dai nostri singoli protagonisti, ai quali chiedo soltanto, dato il numero anche abbastanza elevato degli interventi, davvero di rispettare il termine di 15 minuti ciascuno. Poi si vedrà in relazione ai vostri interventi che tipo di interlocuzione ci può essere interna o addirittura esterna rispetto a chi sta seduto di fronte. Quindi, come vi dicevo, mi prendo solo qualche minuto e spero di non disturbare l'organizzazione, insomma, del convegno di stamattina intitolato Discussioni, perché vorrei dirvi quello che penso, avendo partecipato almeno una parte, quella cioè sulle impugnazioni penali, a coordinare il gruppo di lavoro della riforma Cartabia. Con una breve premessa. Dovete essere consapevoli che quello che noi chiamiamo il diritto giurisprudenziale, il diritto vivente di fonte giurisprudenziale, è un diritto molto debitore della dottrina. Basta leggere le relazioni dell'ufficio del massimario preparate per questioni importanti davanti alla Corte di Cassazione, soprattutto quelle davanti alle sezioni unite, che poi sono quelle le sentenze che effettivamente costituiscono gli arresti autorevoli, i precedenti, insomma. C'è un lavorio molto attento, un impegno molto forte del massimario a rendere edotti i magistrati di quelle sezioni unite, che sono ben 9, di qual è lo stato della dottrina fino al giorno prima dell'udienza. E quindi non dovete immaginare che il diritto giurisprudenziale sia frutto soltanto di una ricerca interna di quelli che sono gli assetti giurisprudenziali, gli orientamenti, gli indirizzi che si sono accumulati nel corso degli anni, i contrasti, ma c'è un confronto molto serio col vostro lavoro, con l'Accademia e con la dottrina, con un caveat che però ho il dovere di riferirvi. Il caveat è che l'Accademia non dia un contributo di tipo dogmatico o di tipo puramente ideologico, e cioè di scelte a monte che prescindono da quello che poi è l'effettivo ubi consistam del giudice di essere chiamato a risolvere casi della vita, questioni controverse rispetto ai quali deve dire il diritto, e quindi dottrina che sia in grado di offrire anche con le sue letture, anche le più critiche, anche le più complicate, ma che siano letture che offrano un tavolo di confronto per risolvere
le varie questioni applicative e interpretative del diritto che si presentano davanti ai giudici. Vi dico questo perché le ultime riforme del processo penale, in particolare penso alla riforma Orlando del 2017, che è stata imponente per quanto riguarda in particolare le impugnazioni, si capisce chiaramente che il legislatore si è mosso in un incrocio molto forte col diritto giurisprudenziale che era stato formato su varie questioni fino a quel momento. E quindi anche la Cartabia si muove all'interno di assetti giurisprudenziali e accademici e dottrinali che si sono confrontati fino a quel momento. Cioè né il giudice né il legislatore hanno mai pensato di poter fare a meno dell'attento, serio contributo che può dare l'Accademia nello scioglimento dei nodi controversi e delle questioni controverse. La mia lettura di quello che ho chiamato in varie occasioni il modello Cartabia. La mia idea è che si tratta di una grande riforma, non perché siano 99 più gli articoli che poi moltiplicati per le disposizioni interne su quasi 400, badate bene, ma è una grande riforma perché attraversa l'intero spettro della giurisdizione penale, dalle indagini fino alle impugnazioni e perfino alle impugnazioni straordinarie e all'esecuzione poi al diritto penale sostanziale, a giustizia riparativa e così via. È una riforma di sistema, quindi, dell'intero sistema di giustizia penale. È una riforma di impronta, a mio parere, so che molti di voi non saranno d'accordo, di impronta liberale e garantista, molto più di quanto si immagina. È molto più attenta alla funzione cognitiva del processo penale rispetto al passato. L'appello a tutti i protagonisti del processo a ragionare, ad esprimere ragioni del loro essere dentro il processo, in qualsiasi fase, in qualsiasi momento, è quasi esasperato. Troverete questo appello alle ragioni nel tessuto normativo di tantissime disposizioni della riforma, a partire dalle indagini fino, ripeto, all'estremo limite del giudizio penale. L'advisor della Commissione europea che si occupava della giustizia, col quale mi sono confrontato recentemente a Bologna, l'ha definita the biggest reform in Europe, la più grande riforma mai fatta in Europa. E io gli ho chiesto, ma perché fai riferimento appunto alla quantità delle disposizioni, al fatto che ha investito l'intero sistema e così via? Dice, no, perché a nostro avviso, parlava per la Commissione europea, è la più grande riforma che va incontro, ha usato il termine europeo, al servizio dei cittadini europei e che noi indichiamo a tutti gli altri paesi come un esempio da tenere in considerazione. Perché un passo indietro lo dobbiamo fare per capirci, altrimenti non ci capiamo. Il passo indietro non è come eravamo, ma come siamo messi. Siamo messi molto male a livello europeo e a livello internazionale e dobbiamo essere tutti consapevoli, non soltanto i giudici o gli avvocati che lo vivono tutti i giorni nelle aule, ma anche l'Accademia deve essere consapevole. La giurisdizione penale è messa molto male, è in grave crisi di effettività, non parlo di efficienza, efficacia, insomma, ma di effettività, cioè di autorevolezza all'interno, al servizio appunto del paese e dei cittadini. E la risposta è in termini di caduta della fiducia dei cittadini nei confronti della giurisdizione penale. E di ciò tutti gli enti sovranazionali, in particolare quelli europei, ai quali apparteniamo ormai come comunità, di ciò sono molto preoccupati. E sono molto preoccupati, contrariamente a quanto si dice ripetutamente e sbagliando enormemente, non sono preoccupati perché questo danneggia il mercato e la finanza. Certo che danneggia il mercato e la finanza, ma quello è più il processo civile, semmai. Ma perché la caduta della fiducia dei cittadini nei confronti della giustizia penale significa
delegittimazione della giurisdizione, delegittimazione della magistratura e dell'avvocatura, delegittimazione della rule of law e dello Stato di diritto e rischio di caduta della democrazia in Europa. Questo è quello che ci dicono tutti, ripeto, leggeteli, i report della CPG, della Commissione Europea, tutti i Justice Scoreboard 2020, 2021, 2022, attenzione alla dimensione etica e democratica del vostro Paese, perché questa caduta del livello di servizio nei confronti dei cittadini, che è incomparabile rispetto a qualsiasi altro Paese europeo. Apro e chiudo una parentesi, il giudizio di appello in Italia dura 8 volte di più, come media, ripeto, di qualsiasi altro Paese europeo. Siamo agli ultimissimi posti, in media, perché vi sono distretti, corti di appello, posso anche fare il nome, Roma, Napoli, ma anche Venezia, in cui un giudizio di appello dura tra i 3 e i 5 anni, potete immaginare, insomma. Ecco. Questa caduta e questo arretramento dei livelli di servizio italiani rispetto agli altri paesi europei è quello che ha determinato, con Next Generation EU e con le risorse imponenti che sono state distribuite, che il PNRR fosse connotato anche sotto l'aspetto della giustizia, con particolare riguardo a quelle che sono le carenze fondamentali che sono state identificate nel tempo, ovviamente, l'irragionevole durata di questi processi, ma un'irragionevole durata che era frutto, ripeto, tutti i report internazionali lo evidenziano, di forti carenze a livello di organizzazione e gestione dei servizi, quindi scarsità delle risorse, lo sappiamo, tutte le riforme precedenti erano caratterizzate dalla clausola di invarianza finanziaria, quindi la scadente digitalizzazione e informatizzazione, la inadeguatezza della gestione degli uffici da parte degli uffici, delle decisioni dei singoli giudici di merito, tutto questo richiedeva un intervento di riforma preteso a livello europeo come condizionalità necessaria per accedere ai fondi del Next Generation EU. Quindi è evidente che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non potesse non considerare questo aspetto, che poi si è riversato nella legge delega, frutto della Commissione Lattanzi, la legge delega del 2021, che ha ritenuto di toccare tutta una serie di aspetti della giustizia penale, in cui però, attenzione, proprio sulla base dei vari scoreboard europei del PNRR, mettono insieme il rito e l'organizzazione. Per la prima volta, questo è bene, insomma, che anche l'Accademia, io questo che dico qui, no? Lo dico ai magistrati e agli avvocati, non è che dico cose diverse qui. Attenzione, questa è una riforma, perché la ritengo di sistema organica? Perché grazie alle risorse, perché senza le risorse non si possono fare certe cose, grazie alle risorse finanziarie imponenti che sono state avviate, si muove su un terreno multidimensionale, è una riforma multilevel. Perché mette insieme riforma del rito, ma anche una profonda riforma della management degli uffici giudiziari, lo pretende. Questo rinnovamento, questo rethinking della management, della governance degli uffici giudiziari, attraverso varie misure, ovviamente non è qui il caso che le ripete, e aggiungendo un'altra caratteristica inedita delle precedenti riforme, quindi le risorse finanziarie che finalmente vengono messe a disposizione, a regime, badate bene, non oggi, ma a regime, e il monitoraggio a regime, altra condizionalità voluta dalla Commissione europea. Il Ministero della Giustizia italiana compie quello che si chiama il monitoraggio continuo, perché la Commissione europea pretende ogni semestre il monitoraggio del funzionamento della riforma. Di qui Comitato per la digitalizzazione e informatizzazione e Comitato per il monitoraggio,
che deve procedere al monitoraggio di come funziona. Anche perché, terzo aspetto insomma, importante, è stato previsto un biennio per apportare le correzioni necessarie di rotta. Mi prendo altri 5 minuti, chiedo scusa se sto forse abusando del vostro tempo, ma per dirvi perché mi posiziono in questi termini, e cioè una riforma, secondo me, di sistema e organica, ma anche liberale e garantista, perché vorrei soltanto sottolinearvi due o tre cose che secondo me o vengono sottovalutate oppure vengono velocemente lette, messe da parte senza considerarne i riflessi, perché ideologicamente vi è una contrarietà, direi pregiudiziale, preconcetta nei confronti di questo tipo di riforma. È di sistema perché è a 360 gradi e perché qualunque disposizione va letta unitamente a tutte le altre. Perfino se si va nelle impugnazioni straordinarie, quindi alla fine, pensate alla revisione europea, pensate all'intervento della Corte di Cassazione che deve valutare la sentenza della Corte europea e poi decidere se rinviare a un giudice oppure procedere essa stessa alla ridefinizione del giudicato che si era formato, che è stato giudicato in violazione della Convenzione europea da parte della CEDU, perfino in quello noi dobbiamo leggere quella norma ripartendo dall'imputazione e dalle indagini, laddove dice tu Cassazione non devi fare il rinvio, ma devi affrontare tu direttamente il problema e procedere senza rinvio, a condizione però che siano integri, completi gli accertamenti di fatto. Tu Cassazione non puoi fare gli accertamenti di fatto, il che rinvia ai doveri che partono dalle indagini di completezza, di chiarezza dell'imputazione, di precisazione dell'imputazione e di tutto quello che ha fatto seguito nel corso del giudizio, perché ci siano dei ragionamenti che in linea di fatto offrono al giudice di legittimità lo spazio di intervenire. O voi leggete le norme sull'appello e dite che c'entra la specificità o no la non specificità, ne parleremo se volete in qualcuno di questi interventi, ma la specificità dei motivi vanno letti unitamente alle norme che pretendono un certo tipo di ragionamento probatorio da parte del giudice di primo grado, oppure di quello d'appello rispetto alla Cassazione. E quello di primo grado pretende che ci sia stato prima una diagnosi prognostica, una prognosi diagnostica, chiamatela come vi pare, ma che abbia inteso impegnare il giudice e le parti in un calcolo di probabilità di successo di quel processo in termini di presumibile, verosimile, ragionevole condanna dell'imputato. Ci può spaventare tutto questo ai penalisti che sono nati con la logica dei probabili, insomma. Torniamo alla lettura, primi anni dell'Ottocento, di Francesco Mario Pagano, commentava il codice di procedura penale borbonico intitolato La logica dei probabili, e Aristotele ci invitava a ragionare sul verosimile, sul probabile. Abbiamo paura di confrontarci col probabilismo? Forse non ci siamo abituati, però io lo dico come giudice, per 50 anni ho fatto il giudice, io ho ragionato con le prognosi sempre, salvo nel momento finale della sentenza e fare diagnosi, perfino l'ammissione di una prova è frutto di calcoli probabilistici, di giudizi prognostici. Ma vi sembra, non vi sembra garantista avere provato, sia pure parzialmente, a riportare in equilibrio i rapporti tra PM e giudice delle indagini preliminari e le indagini? Avere fatto apparire il giudice dentro le indagini con le finestre di giurisdizione, non abbiamo il tempo di enunciarle tutte, ma sono tante, a cominciare dalla chiarezza e precisione dell'imputazione. E prima di arrivare alla prognosi di ragionevole, appunto di ragionevole probabilità di condanna dell'imputato, non deve quel giudice nell'udienza preliminare o in quella predibattimentale impegnare il pubblico ministero e le parti sulla imputazione, che deve essere chiara, precisa e corrispondente agli elementi di fatto che sono stati raccolti, fatti, circostanze, prove.
Mi sembra privo di rilievo il fatto che la perquisizione a cui non segue il sequestro sia sottoposto al controllo di un giudice, o il controllo sull'iscrizione della notizia di reato e dei tempi dell'iscrizione ai fini dell'utilizzabilità o inutilizzabilità delle prove per scadenza dei termini, o la norma sulla rinnovazione della prova dichiarativa in caso di mutamento del giudice, della composizione del collegio, di mutamento del giudice, e tante altre cose, non ho qui il tempo di enunciarle tutte, però concludo questo mio breve intervento, poi se del caso interverrò brevemente in ordine alle varie questioni che ci porremo stamattina, per sottolineare come di fronte a tante misure, a tanti istituti, la lettura deve essere organica, deve essere globale, deve essere a 360 gradi. A me non sembra che ci sia una caduta delle garanzie nelle impugnazioni solo perché si chiede uno speciale mandato a impugnare al difensore di quelli che sono fantasmi in primo grado. Ma voi sapete che sono centinaia di migliaia i giudizi di appello e di Cassazione che si celebrano nei confronti di fantasmi e che devono essere ripetuti, perché è chiaro che giustamente si presenta dopo e dice: io non sapevo nulla di questo processo, avete fatto il processo contro un fantasma. Toglie una garanzia quello di dire: avvocato, per favore, oltre alla dichiarazione di azione di domicilio del suo assistito, visto che in primo grado non era presente, si faccia rilasciare il mandato speciale per fare le impugnazioni, perché altrimenti facciamo un giudizio inutile. E i giudizi inutili e superflui sono quelli che appesantiscono la macchina del processo penale. Mi sembra una caduta di garanzia pretendere che l'appello sia specifico. Connotatelo come vi pare, vi piaccia o non vi piace la Galtelli, vi piaccia o non vi piaccia come è stata congegnata all'unanimità, tra l'altro, dal gruppo di lavoro sulle impugnazioni, compreso il rappresentante dell'Unione delle Camere Penali, la norma sulla specificità dell'appello. Avete mai visto un unico paese al mondo in cui si possa presentare un appello generico? E che il favor impugnationis non sia accompagnato alla necessaria selezione? Ditemene solo uno in cui l'appello possa prescindere dalla specificità dei motivi. Vi sembra una caduta di garanzie quella di dire: sentite, ha funzionato bene durante il pandemico l'appello o la Cassazione col contraddittorio cartolare, vogliamo provarci a proseguire questa esperienza d'intesa con l'avvocatura, ovviamente, non con prepotenza e arroganza, e dire: proviamo a farli cartolari, ce ne sono tantissimi che si possono fare cartolari, con la riserva tutta, che fa capo tutta al difensore, di dire: no, voglio discuterlo, discutiamolo. O quella del giudice che dice: no, avvocato, lei venga perché abbiamo bisogno di porle alcune domande su questioni rilevanti. È una caduta di garanzia. Io vorrei capirlo, perché altrimenti il furore ideologico ci acceca. Cosa si perde nel contraddittorio cartolare davanti alla Corte di Cassazione? Con scambio di memorie, repliche e con la richiesta di venire a discutere se necessario. Cioè, non voglio aggiungere altro, ma sarebbero tante le considerazioni da fare, ma credo che se ci si spoglia da ostilità preconcette e ci si misura pragmaticamente, facendo la verifica empirica di volta in volta dell'istituto, legandolo però con i nessi, perché tutto si tiene a tutto il resto, io credo che saremo in grado di non solo di apprezzare alcuni passaggi, ma anche di verificarne meglio le criticità. Altrimenti le criticità che ci sono nella riforma restano annegate in un mare magnum in cui non si riesce a capire esattamente dove è il buio e dove è la luce. Iniziamo subito a lavorare, vi chiedo veramente scusa per questo mio intervento che è stato un po' troppo lungo forse. Iniziamo a discutere, sono molto felice di discutere con tanti giovani. E iniziamo quindi con Laura Bartoli, che ci parlerà della messa... Ah sì, Bartoli verrà nel pomeriggio, chiedo scusa. Me l'avevate detto, me lo sono scordato, visto subito. Appena me l'hai detto, me lo sono scordato.
Iniziamo quindi con Guido Colaiacovo dell'Università di Foggia, che appunto parlerà di impugnazioni, inammissibilità, una relazione conflittuale, e ci interrogheremo su questo. Prego. Grazie Presidente, un ringraziamento innanzitutto molto rapido ma sicuramente sentito ai professori Negri e Castronovo per questo invito e per la loro calorosissima ospitalità. Entro subito nella materia e cerco di dare alcune definizioni rapidissime dei termini intorno ai quali voglio incentrare la mia relazione: efficienza, impugnazioni e inammissibilità. Ora, si può dire che efficienza, secondo la definizione che ne dà il nostro vocabolario della lingua italiana, è la capacità di rendimento e rispondenza ai propri fini, cioè una situazione nella quale un meccanismo ha la massima capacità produttiva con i minimi costi possibili. Ora, se proviamo a declinare questo concetto in relazione al processo penale, possiamo dire che effettivamente un processo è tale quando tutti i congegni procedimentali che lo compongono sono in grado di assicurare che il fine del processo, cioè l'accertamento dei fatti, o per dire un termine un po' meno accorzato, della verità, viene raggiunto quando sono in equilibrio tutte le esigenze di speditezza e di economia. Con che cosa? Con un allestimento incisivo, altrettanto efficace, diciamo, delle garanzie e delle tutele, soprattutto dell'imputato, mi viene da dire, perché è colui che obiettivamente poi riceve gli effetti di queste decisioni. Ora, invece, se prendiamo in considerazione il secondo termine, cioè le impugnazioni, dobbiamo rilevare che ovviamente hanno nel processo penale, tra le tante funzioni, sicuramente una eminentemente di garanzia. E allora qui mi appoggio alla definizione che ne ha dato il mio maestro, perché le impugnazioni nascono da che cosa? Dalla consapevolezza che le decisioni giudiziarie, come tutte le decisioni umane, possono essere viziate da errori e che pertanto è necessario allora assicurare dei meccanismi di controllo. Meccanismi di controllo che tanto più è delicata la materia intorno alla quale agisce la decisione, tanto più devono essere, come dire, in grado di assicurare uno scrutinio profondo e ampio. Beh, allora a questo punto possiamo mettere sul nostro scenario il terzo ed ultimo termine, cioè l'inammissibilità. Perché nella dinamica delle impugnazioni sicuramente sono un istituto strategico, che però deve essere utilizzato con molta cautela, perché se appunto si fa ricorso a questa patologia con particolare parsimonia, si evitano dispendi di energie e risorse e probabilmente quei giudizi di impugnazione possono diventare più efficaci, proprio perché appunto si elimina ogni appesantimento e si evita appunto che le energie siano dissipate, come dire, inutilmente. Però ecco, qui viene, secondo me, si coglie anche la necessità di una particolare e cauta regolamentazione, perché l'effetto concreto è quello di evitare che il controllo sulla decisione giudiziaria entri nel vivo, cioè si arresta, potremmo dire, sulla soglia dell'aula del giudice dell'impugnazione. E quindi, a mio avviso, sempre credo che tutte le ipotesi che danno vita a questa patologia debbano essere come dire, assolutamente non soltanto tassative ma anche molto, molto limitate, proprio perché appunto si dovrebbe, in ottica di favore impugnazioni, assicurare che il controllo avvenga sempre nel merito. Allora, mi vengono in mente alcune tendenze che ci danno l'idea di come questo istituto abbia assunto dei connotati che non esattamente rispondono a questa descrizione. E mi viene in mente, tra le tante creazioni della giurisprudenza, il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, che per un verso, se inteso correttamente, potrebbe essere appunto un'agevolazione rispetto al controllo, ma
e questo ce lo dice la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, si è purtroppo trasformato, soprattutto sul fronte civilistico, ma diciamo che segnali in questo senso purtroppo arrivano anche dal punto di vista penale, dicevo, si è trasformato in un, come dire, in un esercizio di formalismo quasi indecifrabile, perché obiettivamente è difficile poi comprendere quali effettivamente debbano essere gli oneri che la parte deve rispettare per indicare e per soddisfare questo requisito. Qui appunto non dico altro perché è la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha rivolto un monito al nostro Stato. E penso poi a una recentissima modifica che è quella che riguarda, cerco di andare al di là del dettaglio perché questa modifica secondo me è importante dal punto di vista simbolico, perché ci dà l'idea di come la conformazione di alcune cause di inammissibilità stia però perdendo come dire, quel requisito necessario di proporzione, perché il caso è quello della pretesa dell'elezione di domicilio con l'atto di impugnazione. Qui mi viene da dire che è condivisibile o meno la scelta nell'ottica dell'efficienza di introdurre un meccanismo simile, cioè la ratio è quella di agevolare le notificazioni, l'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, la conoscenza del giudizio dell'atto di impugnazione, e quindi si impone questo adempimento. Qui ovviamente è una scelta che può essere condivisa o meno a seconda della sensibilità con la quale si esamina il dato legislativo. Però ecco, quello che a mio avviso non è condivisibile è la sanzione di inammissibilità che discende dalla sua violazione. Perché? Lo dico. Perché in un'ottica di efficienza sarebbe stato, a mio avviso, sufficiente e proporzionato rispetto al fine che persegue la norma, non tanto dichiarare inammissibile l'intero atto di impugnazione, quanto escludere, come poi del resto avviene e già avveniva prima se non c'era un'elezione di domicilio, quanto escludere che potesse ricevere, avesse diritto a ricevere la notificazione dell'atto l'impugnante personalmente, come accade nella prassi anche adesso, fosse notificato al difensore. Ecco, a mio avviso questo è diciamo il difetto di questa previsione, anche se poi tra l'altro come sanzione processuale quella di non ricevere l'atto di introduttivo del giudizio di impugnazione è anche piuttosto incisiva, e dovremmo riflettere dal punto di vista sistematico qui sulla coerenza di una simile sanzione nel momento in cui si pretende di assicurare sempre la conoscenza dei procedimenti a carico dell'imputato. Però ripeto, a mio avviso l'introduzione di una simile causa di inammissibilità può essere o meno condivisibile a seconda della sensibilità dell'interprete. Quello che mi sembra disallineato però, ecco, è la sanzione che non è né adeguata né proporzionata al fine che persegue la norma. Detto questo, vengo a un altro punto delicatissimo della materia delle impugnazioni, e cioè quello di un altro orientamento che poi si è tradotto in un precetto normativo, che è quello della specificità dei motivi. Ora sono perfettamente consapevole che su questo terreno mi sto avviando in un campo minato e che probabilmente pesterò qualche mina, però ecco, quello che credo è che al di là del concetto di specificità dei motivi, che come ci ha detto anche ieri il professor Ferrua è difficile da afferrare, e secondo me sono molto suggestive le pagine di uno scritto di Vannini del 1951 su come deve essere praticamente insegnata la procedura penale, nella prima pagina proprio pone un quesito su quale sia obiettivamente un motivo privo di specificità. È interessantissimo perché arriva ad affermare che la semplice affermazione secondo la quale l'imputato non ha commesso il fatto è rispetta il requisito di specificità. Esigenze di sintesi mi impediscono di approfondire oltre, però ecco, volevo dire, qui c'è un problema chiaro che va risolto preliminarmente, che è quello di capire quando obiettivamente un motivo è privo di specificità. Io credo che anche l'esperienza dell'articolo 348 bis sul fronte del giudizio civile ci insegni che in realtà sia molto difficile, al di là di casi veramente limite, andare a individuare un motivo davvero privo di specificità in un'impugnazione come quella dell'appello, che insomma rimane ancora un'impugnazione a forma libera. Però ecco, e vengo al significato che secondo me può avere questa teoria nell'ottica complessiva della realizzazione dell'efficienza senza che si perda di vista
la tutela delle garanzie, e che, se interpretato anche qui con particolare rigore, cioè con particolare parsimonia, potrebbe realizzare un giusto bilanciamento tra l'esigenza di responsabilizzare le parti nell'uso delle garanzie che il codice le affida loro e anche l'esigenza di assicurare un controllo sulla decisione. Dico questo perché? Perché, e qui il passaggio forse è troppo sintetico e mi rinvio magari a un testo scritto nel quale illustrerò questa mia sensazione. Il rispetto del principio di specificità dei motivi potrebbe trasformarsi in quel momento in un'ulteriore garanzia. Perché? Perché a motivi specifici poi deve corrispondere una motivazione altrettanto specifica. E allora credo che, inteso correttamente, questo principio potrebbe essere anche utilizzato, come dire, per eliminare o limitare fortemente nella prassi quella che è una plastica rappresentazione di alcune appunto interpretazioni piuttosto opinabili, che è quella della tecnica della motivazione per relazione, che il più delle volte rischia di trasformarsi in concreto in un aggiramento degli obblighi di motivazione che gravano sul giudice. Ecco, sono perfettamente consapevole di essere riuscito a malapena a sollevare delle questioni problematiche. A mio avviso però, e qui cerco di tirare alcune rapidissime conclusioni, non penso che efficienza, speditezza, garanzie siano termini inconciliabili. Io credo che tutti e tre, intesi come una componente di un sistema, possano sia tutelare i diritti fondamentali delle parti coinvolte nel processo penale, sia assicurare che gli abusi nell'utilizzo degli strumenti processuali siano effettivamente e giustamente repressi da qualsiasi soggetto del processo poi siano compiuti. Ecco, io lascio sul campo queste considerazioni, penso di essere stato nei tempi che mi sono stati concessi e vi ringrazio. Io vi do del tu, data la differenza d'età, quindi sei stato nei tempi, sei stato bravissimo, hai posto delle questioni davvero di rilievo. Però, essendo stato chiamato a discutere, vedo qui discussioni, ti dedico qualche minuto, se mi consenti di consentire e dissentire per alcune cose che hai detto, per offrire un contributo da parte di ex magistrato, insomma, da chi ha fatto il giudice. Cioè, cominciamo con da dove nasce la grande esperienza pratica, empirica della inammissibilità. Nasce in Corte di Cassazione. E nasce in particolare 20 anni fa, dopo la legge del 2001, che ha costituito quella famosa sezione speciale per inammissibilità, che poi è diventata la settima penale, grande fatica nel costruirla, mi ricordo benissimo, con l'opposizione di tutti i presidenti di sezione di allora, che non volevano cedere manco un fascicolo. Insomma, fu poi una presidenza illuminata nel 2002-2003 che finalmente fece partire questo grande lavoro. Cioè, la Corte di Cassazione è un esempio internazionale, portata ad esempio a livello internazionale, di come è riuscita nel corso degli anni a tenere insieme quello che sembrava folle, mostruoso, e cioè appunto efficienza, garanzie e legittimità del suo operato, legittimazione della Corte di Cassazione, che ancora oggi, lo vedremo con i dati statistici, ne so qualcosa, insomma, ancora provvisori, anche quest'anno supereranno 50.000 ricorsi l'anno, che è un numero mostruoso. Confrontatelo con tutte le corti del mondo, non ne troverete una. A me sembra che l'unica sia quella della Russia, che però ha 9 fusi orari. Ecco. E noi ne abbiamo mezzo fuso, penso, come geografia. È riuscito cioè a trovare un punto di equilibrio. E allora la domanda che ci si pone è: ma perché tra quelli dichiarati dalla settima penale e quelli dichiarati in sezione, i ricorsi inammissibili rappresentano oggi una quota pari al 70% dei ricorsi per Cassazione? Cioè, che tipo di selezione fa la Corte di Cassazione? Come fa la selezione?
sarebbe troppo facile rinviare comparativamente a tutti gli altri paesi europei e fuori dall'Europa in cui la selezione è arbitraria, irrazionale, quasi prevaricatoria, prepotente, senza spiegazioni, rispetto a quello che avviene in Italia, in cui c'è, vi parlo della Corte di Cassazione, vi è un gruppo di giudici che si chiama Ufficio di Spoglio per ogni sezione, che esamina attentamente il fascicolo e che gli dà un suo valore ponderale, esamina i motivi di ricorso e decide di spedirli o in sezione se sono ammissibili o alla settima se ritiene che siano inammissibili, per vari motivi che sono i motivi di inammissibilità di un ricorso, con l'obbligo di enunciare in un'apposita scheda i motivi, il motivo, in ordine a ciascun motivo, la ragione dell'inammissibilità che lo fa mandare alla settima. Scheda che viene notificata insieme con l'avviso d'udienza al difensore, il quale riceve la scheda e dice: ah, è stato considerato inammissibile. Perché? Primo motivo, secondo motivo, terzo motivo. Il difensore ha la possibilità di fare una memoria difensiva prima che si fissi un'udienza. Non c'è nessuna selezione burocratica, ma si fissa comunque un'udienza con un collegio di 5 magistrati in cui si legge il ricorso e in cui si legge l'eventuale memoria del difensore e in cui quel giudice ha il potere, anzi il dovere, di rispedire il ricorso ad insezione se ritiene che le ragioni di inammissibilità non sussistano. Empiricamente, statisticamente, il numero dei procedimenti rinviati dalla settima alla sezione di competenza è di gran lunga superiore al numero delle memorie difensive che vengono portate. E che vuol dire che la stragrande maggioranza dei difensori è consapevole che il suo ricorso è inammissibile. La ragione prevalente dell'inammissibilità, anche se spesso si scrive manifesta infondatezza, non è la manifesta infondatezza, che può essere, come giustamente osserva anche la dottrina, un termine abbastanza ambiguo, infondato, manifestamente infondato, perché manifestamente non è solo infondato, quindi da rigetto e non da inammissibilità. Ma quella riguarda la questio iuris, che è molto rara. La verità è che la stragrande maggioranza, più dell'80% dei ricorsi inammissibili, è tale perché, nonostante la doppia conforma, si pretende una rivisitazione del fatto e delle prove, che è inammissibile per natura, direi, rispetto a una corte di legittimità. Questa è la vera ragione del numero enorme di inammissibilità, che dopo il doppio grado di giurisdizione, nonostante la doppia conforma, non ci si chiede un terzo giudizio di merito sulle prove senza offrire, come il 606 lettera E consente, quella confutazione dell'arbitrarietà del ragionamento del giudice, e cioè la illogicità della motivazione o il contrasto, la infedeltà della motivazione rispetto alle prove raccolte. La riforma Pecorella, insomma, del 606 lettera E. Dell'autosufficienza del ricorso in penale, salvo qualche rara sentenza che fu emessa, non ricordo, subito dopo la Pecorella, perché non si capiva ancora esattamente cosa significava quella contraddittorietà aggiunta nel 606 lettera E, non esiste più. L'autosufficienza ormai non viene più invocata, perché c'è una disposizione di attuazione, 165 attuazioni, che pretende che il giudice a quo, la cancelleria del giudice a quo, trasmetta alla Corte di Cassazione, al giudice ad quem o viceversa, dal primo grado al giudice d'appello, un fascicolo formato con particolare riferimento a quegli atti, a quelle prove, a quelle richieste, alle quali si collegano i motivi dell'impugnazione del difensore. E se non ci sono, la Corte di Cassazione, prima di decidere, l'ufficio spoglio li richiede. Certo è che se di fronte a un intero armadio di intercettazioni il difensore ci dice: l'intercettazione numero tot in cui parlavano Tizio e Caio in realtà non faceva riferimento alla cocaina ma delle uova bianche, al bianco del tuorlo dell'uovo, al bianco dell'uovo, non solo mi dice una cosa infatto, tale non considerata dai giudici di merito, ma se non mi dice esattamente dov'è quella intercettazione, nessuno è in grado di ritrovarla. Soltanto lui può segnalare dove si trova, perché anche se io, Cassazione, chiedo
all'ufficio di merito, mi trovi questa intercettazione in cui, per capire se... Voi capite che è un lavoro impossibile, deve essere il difensore a portare un'intercettazione e però a contestualizzarla insieme al resto. È troppo facile estrapolare quella parola. E torniamo però sulla specificità. Questo ha consentito alla Corte di Cassazione di creare un suo diritto vivente per il quale il ricorso intanto viene trattato sotto ogni profilo. Non l'hai trattato questo tema, quindi non lo tratterò, se verrà fuori lo tratterò. Ecco perché l'inammissibilità viene prima dell'improcedibilità, viene dal punto di vista logico, oltre che letterale, perché è la norma, tra l'altro, che lo dice. Ma perché il primum movens, perché il giudice possa prendere in mano l'esame del ricorso sotto qualsiasi profilo, anche sulla sua durata, ragionevole o meno, è che non sia un ricorso apparente, come è stato definito dalle sezioni unite penali in numerose sentenze. Cioè il giudice di legittimità è privo di potere, lo dicono le sezioni unite in molte sentenze, 7, 8, 10 sentenze che si sono succedute negli anni, è privo di potere in ordine a quel ricorso se quel ricorso non si presenta non apparente, cioè con una sua consistenza tale da farlo ritenere ammissibile. Però non aggiungo altro sulla inammissibilità e improcedibilità, perché ne parleremo se c'è qualcuno di voi che vorrà intervenire. Qualche breve notazione sulla specificità. Ve l'ho detto, leggete la Caltelli come vi pare, leggete la norma come vi pare, ma anche la proposta che tu fai, una risposta più mite. Ecco, il difensore, non c'è la dichiarazione di azione di domicilio, evitiamo l'inammissibilità e facciamo l'avviso al difensore. Ma non è questa la ratio della norma. La ratio della norma, se tu la leggi attentamente, cosa dice? Al fine di consentire un utile decreto di citazione. Se io faccio quel ricorso, lo notifico al difensore, io non evito la ripetizione di quel processo il giorno in cui l'imputato si fa vivo e dice: ma voi l'avete notificato al mio difensore, ma chi lo conosce questo difensore? Chi l'ha mai visto? Io di fatto non ho avuto nessuna notizia di questo processo. Il fine è quello di realizzare compiutamente una vocatio in ius che dia un senso al processo che si compie e non preluda a una ripetizione attraverso la rescissione del giudicato, come avviene purtroppo prevalentemente in Italia. Cioè il processo nei confronti dei fantasmi, questi centinaia di migliaia di processi, non si possono più celebrare, perché abbiamo la verifica empirica che poi bisogna ripeterli tutti quanti, è soltanto defaticatorio. Quindi non lo risolvi il problema con una sanzione che non sia l'inammissibilità. Poi l'effetto pratico, sono d'accordo, ecco il consenso sul tuo intervento, sono casi limite. Calcoliamo i numeri delle inammissibilità per difetto di specificità. In appello non raggiungono neppure il 7-8%. E in Cassazione qualcosa in più, perché in Cassazione si pretende una specificità molto più robusta, ovviamente. Hai due sentenze di merito, una doppia conforme, dimmi esattamente cosa vuoi. Ma una selezione sulla specificità è pretesa da qualunque ordinamento al mondo. Il nostro è più liberale, è più garantista. Perché? Perché come giustamente hai messo in evidenza tu guardando avanti, e cioè la specificità mi consente anche poi di controllare il giudice che decide per un eventuale ricorso, semmai per Cassazione, perché non hai risposto al mio motivo di appello specifico. Ma questo vale anche ex ante. Prima del 581, se non sbaglio, non ricordo la norma in questo momento della specificità, così credo sia il 581, c'è il 546 lettera E. Cioè, se il 581 pretende che tu, impugnante, espliciti ragioni, le ragioni, vedete la funzione cognitiva del processo, devi esplicitare le ragioni, in fatto e in diritto. Prima ancora pretende che quel giudice di cui tu impugni la decisione abbia esplicitato le ragioni, in fatto e in diritto, per cui ha ritenuto di trarre delle inferenze dalle prove raccolte e essere giunto a quell'affermazione di responsabilità, tenendo conto anche delle controprove, dell'ipotesi antagonista rispetto alle quali deve dare risposte. Cioè, è a 360 gradi, è un percorso di ragionamenti.
La specificità si inserisce dentro un percorso che è iniziato prima e proseguirà dopo. Ma sai, non sono rari i casi della Corte di Cassazione che annulla decisioni del giudice di appello perché non ha risposto agli specifici motivi di gravame dell'appellante. E lo può fare perché va a leggersi i motivi di appello e dice: ma effettivamente l'aveva chiesto, aveva chiesto le generiche, aveva chiesto la continuazione e non vi è stata risposta sul punto di questo motivo da parte del giudice di appello. Intanto lo può fare in quanto vi è questa stretta connessione, correlazione, direi storica e logica, tra quello che avviene prima e quello che avviene dopo. Anche qui forse ho detto anche troppo, però spero che questo mio contributo possa aiutare a sviluppare. Un minuto, veramente, un giro d'orologio, perché è una discussione, quindi è benvenuto. Cerco di essere rapidissimo, perché alcune sue repliche, Presidente, sul piano empirico mi portano a replicare, ma qui credo che poi il rischio è di, come dire, invorticarsi in un ragionamento piuttosto circolare, perché lei ha detto 2001... la settima sezione che smaltisce un grandissimo carico di arretrato, che è una eccellente risposta alle problematiche dell'inammissibilità. Però è vero che anche nel 2001, giù di lì, io ero appena studente universitario, c'è un'altra importante sentenza che riguarda l'inammissibilità, ed è quella delle sezioni di De Luca sulla prescrizione. Quindi dal punto di vista empirico tante volte mi sembra di riscontrare sentenze che in realtà dichiarano l'inammissibilità ma affrontano un ricorso che evidentemente poneva questioni molto più forse consistenti. Questa sì. Però potrebbe essere anche un'altra chiave di lettura. La De Luca è il caposaldo di tutte le altre. Ecco, appunto, dicevo, però è anche Gino De Roberto, che era uno dei più grandi altro aspetto che a mio avviso va considerato. Specificità autosufficienza del ricorso per Cassazione. Sì, però continua ancora a figurare, nonostante la previsione, in alcune sentenze che respingono, dichiarano inammissibile. Quindi qui siamo sempre sul punto di vista empirico. Sulla specificità dei motivi io non ho detto di avere come dire una versione preconcetta, anzi io sostengo assolutamente che i motivi debbano essere specifici, ma non sono io a sostenerlo, addirittura era Alfredo Rocco che lo diceva nel 1930, riprendendo una giurisprudenza del 1913, quindi il tema, e poi l'ho detto anche con quelle considerazioni di Mannini, è più che risalente. Non si può pretendere, non si può consentire che le parti pongano dei motivi non specifici. Il problema è capire poi quale sia obiettivamente la specificità del motivo. Quindi su questo fronte lì rimango ancora perplesso sulla sanzione, ma qui dicevo è una questione di sensibilità. Io non credo che risolva il problema e che la sanzione proporzionata e adeguata sia l'inammissibilità. Però ripeto, qui c'è una questione di impostazione e ovviamente differisce la nostra visione. E l'ultima considerazione, è vero, tornando sulla specificità dei motivi, ci sono tantissime sentenze che annullano, ci sono però anche tante sentenze che salvano motivazioni per relazione che forse non meriterebbero di essere salvate. Ripeto però, sul tema della specificità dei motivi non ho assolutamente alcun profilo di avversione, di contrarietà. Ritengo che sia una doverosa attività che la parte deve compiere per assicurare, come dire, un meccanismo virtuoso di impugnazioni. Però ecco, non rubo altro tempo ai colleghi, ma infatti, considerazione telegrafica. Chiudiamo con una condivisione, e cioè: se noi vogliamo assegnare al processo una funzione cognitiva come merita, perché parliamo del processo penale in particolare, noi dobbiamo pretendere il confronto tra le ragioni. Se il giudice primo grado o il giudice appello non ha ragionato, io non posso pretendere da colui che ricorre e fa l'impugnazione che ragioni senza aver conosciuto le ragioni di quel giudice. Quindi è un problema di conseguenzialità di ragioni e di ragionamenti che devono esserci. Su questo siamo assolutamente d'accordo. E questo è in grado di evitare l'arbitrarietà della scelta specifica o non specifica. Poi attenzione, tu l'hai detto bene prima, vorrei aggiungere una cosa. Questo è importante anche appunto per la motivazione. Perché il ricorso può essere ammissibile, mentre possono essere inammissibili uno, due o tre motivi di quel ricorso, o appello, Corte di Cassazione. Quella inammissibilità di quel singolo motivo, di quei due motivi, non rileva ai fini di una generica e generale inammissibilità dell'intero ricorso, però può rilevare ai fini della motivazione su quel punto, su quel capo. Quindi perché anche lì è un problema di equilibrio nei ragionamenti da fare. Comunque.
discussione che hai consentito su questo tema e passo immediatamente alla dottoressa Francesca Del Vecchio dell'Università di Bari sulla smaterializzazione degli atti. Meno male che su questo vedo presente Benedetta Galgani, che mi aiuterà sicuramente sul tema della smaterializzazione degli atti. Prego. Grazie Presidente. Cercherò anch'io di rimanere nei tempi, ma investo alcuni dei secondi che mi spettano nel ringraziare il professore Negri, il professore Castronuovo per l'invito, per la grande opportunità, senza dimenticare anche un ringraziamento alla segreteria organizzativa per la loro disponibilità. Veniamo a noi. Ho provato a declinare il tema del mio intervento secondo le coordinate di questo convegno. Ed infatti vi parlerò della forma degli atti processuali, così come riformata dal decreto legislativo 150, delle scelte valoriali ad essa sottese e di come esse sono destinate ad impattare sulla giustizia penale futura. Cominciamo quindi con la riforma, con la forma riformata e concentriamoci sull'atto redatto e conservato in forma di documento informatico, per dirla con le parole del novellato 110,1. La decretazione delegata raccoglie l'invito della commissione Lattanzi e del delegante a ricondurre a sistema l'atto digitale, ripensando ai modelli tradizionali ormai inadeguati a stare al passo con l'evoluzione tecnologica, e lo fa ricorrendo alla locuzione documento informatico in antitesi al vecchio documento analogico. Un'opzione terminologica che, stando a quanto si legge nella relazione illustrativa, è stata imposta dall'esigenza di allineare la neonata disciplina codicistica alle comuni definizioni già presenti nella normativa primaria e secondaria, a cui peraltro le nuove disposizioni fanno espresso rinvio. Se ne deduce, a voler fornire una nozione, che l'atto processuale penale in forma di documento informatico sia quel documento che contiene la rappresentazione di fatti, atti o dati giuridicamente rilevanti attraverso il linguaggio binario. La soluzione prescelta, in realtà, è parsa discutibile e ha innescato alcune critiche in dottrina. Come è stato autorevolmente evidenziato dal professore Tonini, il delegato sarebbe incorso in un equivoco di fondo, ovvero ritenere in linea con la teoria tradizionale il documento informatico come una diversa modalità di rappresentazione di un fatto, laddove invece più correttamente avrebbe dovuto intenderlo come un diverso metodo di incorporamento della rappresentazione, più banalmente un diverso supporto dalla carta al digitale. È una considerazione di fondo condivisibile, ma che secondo me va contestualizzata. Innanzitutto non possono ignorarsi le esigenze pratiche con cui la Commissione prima e il delegato poi hanno dovuto fare i conti. In un così delicato momento di passaggio è parso più sicuro forse ancorarsi a dei concetti ormai sedimentati nel patrimonio normativo e giurisprudenziale. Una scelta conservativa, mi verrebbe da dire, nel segno della continuità rispetto alla normativa primaria e secondaria già in vigore, è volta ad evitare possibili sovrapposizioni terminologiche o dubbi interpretativi. Si tratta in ogni caso di una soluzione di compromesso e mi pare che lo ammetta, sebbene sotto traccia, la stessa relazione illustrativa, laddove precisa che in un momento di transizione digitale di particolare rilievo è necessario trovare un punto di incontro tra linguaggio giuridico e tecnico. Non solo, questa sbavatura concettuale, la chiamerei così, viene in qualche modo corretta, secondo me, dallo stesso legislatore che, nell'elencare i nuovi requisiti del documento informatico, autenticità, integrità, leggibilità, reperibilità, interoperabilità, segretezza, dimostra di intenderlo, indipendentemente dall'etichetta legale, come una diversa modalità di incorporamento della rappresentazione. In sostanza lo chiama documento informatico, ma lo tratta come un supporto. Ed è proprio guardando al supporto e alle sue peculiarità, una per tutte la fragilità, che il delegato ne detta in modo sartoriale i requisiti di forma che,
pur nell'evidente caratterizzazione tecnica, sottendono però delle scelte assiologiche, e veniamo ai valori. Garantire l'autenticità e l'integrità del documento informatico al momento della sua formazione, della sua conservazione, significa tecnicamente assicurare la sua, diciamo, l'identità digitale del sottoscrittore attraverso le chiavi crittografiche, renderlo immodificabile dopo la sottoscrizione. Ma processualmente significa salvaguardare la paternità di quell'atto, preservarne il valore dimostrativo. Ancora, nel prescrivere che il documento informatico sia leggibile, reperibile, interoperabile, ovvero tecnicamente accessibile per tutti gli utenti, il delegato evidentemente richiede trasparenza, impone una piena discovery procedimentale. In sintesi, tutela il diritto di difesa innanzitutto, ma anche le esigenze di tutti gli altri soggetti utenti. Quanto poi alla segretezza, è chiaro che si stanno facendo salve le esigenze delle indagini. Ebbene, nell'articolo 110 riformato a me pare di intravedere una vera e propria catena di custodia dell'atto dematerializzato, che tiene conto delle sue peculiarità, prima facevo riferimento alla fragilità, e che guarda al binomio forma-sostanza, ma anche garanzia-efficienza, non come ad un'antitesi, ma come ad una combinazione virtuosa che ora, diciamo, nell'era digitale, come allora ai tempi dell'analogico, non può non reggere la disciplina degli atti processuali. Date queste buone premesse, suscita un iniziale stupore, o perlomeno questa è la sensazione che ho avvertito leggendo il decreto legislativo, dicevo un iniziale stupore, la scelta del delegato di non prevedere in maniera espressa le ipotesi di invalidità del nuovo atto digitale, quindi di non sanzionare in modo esplicito le eventuali difformità fra il documento informatico e il modello legale che ho ricostruito poco fa. Si legge nella relazione che si è ritenuto di non introdurre nuove previsioni in materia di invalidità degli atti, ma di adattare semmai quelle esistenti alla transizione digitale. Ad una prima lettura, questa scelta sembrerebbe tradire proprio quelle premesse di sistema cui facevo riferimento un attimo fa: ricollocamento delle categorie concettuali, nuovi modelli più tecnologici, riscrittura del libro secondo, nuova identità per l'atto digitale. Una presa d'atto del sistema nella direzione della teoria sostanzialistica delle invalidità processuali, o addirittura una rinuncia ad introdurre nuove garanzie? Se lo chiedeva la professoressa Signorato nella sua relazione all'ultimo convegno degli studiosi del processo penale che si è tenuto proprio qualche tempo fa all'Università di Foggia. Io credo che possa esserci una diversa chiave di lettura, una chiave di lettura che mi permette anche di aprire la mia breve relazione alla giustizia penale futura. È noto a tutti il caos normativo e interpretativo che è sorto intorno all'articolo 24 del decreto Ristori in tema di inammissibilità dell'impugnazione. Faceva un riferimento a questa giurisprudenza anche il professore Mancuso ieri. Una norma sciagurata, l'articolo 24, nasce monca, innesca subito un serrato dibattito in giurisprudenza, sicché si cerca di recuperarlo in sede di conversione, peraltro va letta in combinato con il provvedimento di Gisia che detta ulteriori requisiti di forma della impugnazione digitale. Ne sono derivati atti di impugnazione dichiarati inammissibili perché recavano degli allegati privi di firma digitale o addirittura inammissibili perché trasmessi in PDF piuttosto, in formato immagine piuttosto che in PDF, o ancora un'impugnazione dichiarata inesistente e quindi inammissibile perché inviata ad un indirizzo PEC di un diverso ufficio giudiziario. Non sono esempi casuali, si tratta di recenti, anche recentissime pronunce della Suprema Corte che dimostrano, secondo me, la irragionevolezza della disciplina emergenziale che ha ipotizzato cause di inammissibilità sproporzionate, vi faceva riferimento anche il collega Guido proprio un attimo fa, caratterizzate da un formalismo esasperato e fine a se stesso, quello stesso formalismo che la Corte di Strasburgo ritiene essere lesivo del diritto di accesso ad un giudice. E torniamo alla chiave di lettura.
Io credo che la decretazione delegata non abbia rinunciato ad introdurre nuove garanzie, ma abbia piuttosto fatto tesoro dell'esperienza pandemica. D'altro canto, proprio questo si legge in filigrana alla relazione, laddove dice di voler evitare le tensioni e le pressioni che nuove ipotesi di invalidità degli atti potrebbero causare. Non solo, alla questione, secondo me, bisogna guardare anche con una prospettiva di medio-lungo periodo. Il processo di smaterializzazione è cosa nota? È appena iniziato. Il decreto legislativo 150 ha delineato le direttrici legali lungo le quali prenderà forma la normativa tecnica affidata, come sapete, ad un decreto ministeriale e ad eventuali provvedimenti di GSIA che devono essere emanati entro la fine del 2023. Ebbene, ho provato ad immaginare che proprio le regole tecniche possano risolvere il problema delle invalidità. Mi spiego meglio. Abbandonare il sistema della doppia trasmissione per far confluire tutto in un'unica piattaforma, una sorta di portale deposito 2.0 ad accesso certificato, chiaramente, ove caricare, depositare e scambiare atti e documenti digitali a seconda della funzione processuale di ciascun utente. Una piattaforma che preveda un sistema di upload preimpostato per determinati formati, e non solo il PDF, ma anche il formato immagine, i file audio, e all'interno della quale si possa scegliere, per esempio da un menu a tendina, l'ufficio giudiziario presso cui depositare quell'atto, in modo da evitare eventuali errori nella digitazione dell'indirizzo. Le eventuali anomalie potrebbero essere segnalate all'utente direttamente dalla piattaforma. Una simile infrastruttura tecnologica, secondo me, potrebbe risolvere a monte gran parte delle eventuali questioni di forma, rimanendo però, secondo me, ben ancorata alle coordinate codicistiche. Fattibile? Non sono un ingegnere informatico, credo di sì, ci sono anche degli indizi, secondo me, che vanno in questa direzione. Innanzitutto penso al processo costituzionale telematico da poco avviato, che si basa su un unico portale, un'unica piattaforma, iCost. Non solo, nella stessa direzione mi pare che vadano anche gli emendamenti governativi alla riforma. Nel novellato articolo 87, che riproduce adesso il contenuto dell'articolo 24, è stato introdotto un nuovo comma 6 ter, ove si precisa che con uno o più decreti del Ministero della Giustizia saranno indicati gli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito su portale. Chiaramente io fra questi ulteriori atti penso innanzitutto agli atti di impugnazione. Residua un dubbio che consegno a voi nell'avviarmi alla conclusione. Stiamo forse lasciando alla normativa secondaria a carattere spiccatamente amministrativo la tutela dei diritti fondamentali? Io non credo. Il deficit di legalità che ha da sempre caratterizzato la materia della circolazione digitale degli atti mi pare che sia stato colmato finalmente dal decreto legislativo, che ha dettato, lo dicevo prima, la cornice legale di riferimento entro cui prenderà forma la normativa secondaria. Le specifiche tecniche in arrivo, in sostanza, non dovranno più seguire, o meglio, non dovranno più sostituire come in passato, ma seguire le norme del codice che sono state riformate. Il futuro del processo penale telematico passa quindi ai tecnici, i quali invero potrebbero essere affiancati da quel comitato tecnico-scientifico voluto dalla legge 134 e pensato dalla legge 34 come organismo di supporto, di consulenza. Del resto, come è stato sottolineato da molti, il grande segreto del successo del processo penale telematico voluto dalla riforma Cartabia sta proprio in quell'approccio che qualcuno ha definito olistico e che io invece definirei transdisciplinare, che ha caratterizzato tutto l'iter parlamentare e che ora più che mai deve essere riproposto.
A queste condizioni sarà possibile una vera transizione digitale che sappia assicurare non solo l'efficienza promessa nella rubrica della legge delega, ma soprattutto, e sempre in via prioritaria, il rispetto dei valori fondamentali sottesi alle procedure giudiziarie, non sviliti, ma valorizzati dall'evoluzione tecnologica. Grazie. Molte grazie. Mi sembra che l'autoressa Del Vecchio abbia colto il senso profondo della riforma, che è proprio questo. Cioè siamo in una fase che si chiama di transizione digitale. A differenza del periodo emergenziale, la parola che ce lo dice, l'emergenza pandemica, porta con sé un sacco di guasti, anche cadute della legalità, caduta delle garanzie. Di fronte a quel passato che non è stato apprezzato, correttamente non è stato apprezzato, perché c'è stato un deficit di legalità, la transizione digitale pretende una versione inizialmente mite. Questo è quello che io capisco da questa proiezione e prospettiva verso il futuro. Deve essere mite, deve essere progressiva, come è avvenuto, scusatemi se ve lo dico, ma l'ho vissuto a Milano in particolare quando presiedevo la Corte d'Appello, come è avvenuto col PCT. Il processo civile telematico, che oggi è una realtà nel nostro Paese, come il processo amministrativo telematico e come a breve sarà anche il tributario telematico, il processo civile telematico ha avuto una sua gradualità, con cadute, anche però si sono rialzati, sono riattivati, cadute tecniche, ha avuto bisogno di un tempo in cui la mitezza era la regola, perché non si può andare però in quella direzione con sanzioni di invalidità, inammissibilità legate a quelle che poi è la costruzione di un futuro. Il futuro sicuramente sarà il portale telematico. Su questo hai ragione, mi risulta che anche il Ministero sia muovendosi in questa grande direzione del portale telematico, come è avvenuto col civile telematico e con l'amministrativo telematico. Questa è la prospettiva e quindi ti ringrazio molto per avere evidenziato come in questo caso le regole tecniche servono per alzare il livello delle garanzie, non per abbassarle. E che in questo momento parlare di invalidità, quando ancora sono in costruzione le regole tecniche, sarebbe stato un fuor d'opera. Forse sarebbe stata addirittura una cattiveria da parte del legislatore. Quindi ben venga invece questo passaggio graduale all'atto informatico prima, al fascicolo informatico, al portale poi telematico, attraverso i depositi telematici in questa direzione. Molte grazie. Do la parola adesso al dottor Massimiliano Dova, Milano Bicocca, sulla particolare denuità del fatto. Prego. Grazie Presidente. Anch'io mi unisco al coro dei ringraziamenti degli organizzatori di questo bel convegno e della caldissima ospitalità che ci avete riservato. Il compito mio è quello di parlare di un istituto di diritto penale sostanziale in questa sessione che è dominata dalle questioni processuali, in particolare del nuovo 131 bis. Il nuovo 131 bis è stato riformato dal decreto legislativo 150 del 2022 a distanza di solo 7 anni dalla sua entrata in vigore nel 2015, un istituto giovane, giovanissimo, ma che è stato in questi 7 anni già oggetto di 2 interventi di riforma, di 2 modifiche legislative, il che già mi sembra denunciare una certa incertezza sui confini della particolare tenuità del fatto. Il primo intervento di modifica, ve lo ricorderete, è quello del 2019, che ha introdotto una serie di eccezioni all'operatività dell'articolo 131 bis, quindi alla particolare tenuità, e peraltro queste eccezioni sono rimaste inalterate nell'attuale formulazione, pur a seguito della riforma del 2022. Quello del 2019 era però un disegno politico criminale, un intervento di politica criminale di matrice completamente diversa, mi sembra, rispetto a quella del 2022 e di segno opposto ovviamente anche a quello del 2015, quindi alla sua introduzione. La particolare tenuità invece che esce dalla riforma del 2002, essendo il frutto di un delicato e ampio compromesso politico, assomiglia già, per utilizzare
la metafora utilizzata ieri dal professore Ferrua, un'opera di bricolage nella quale si vede la stratificazione normativa, tutte le modifiche e le incertezze nel definire che cosa sia un'offesa particolarmente tema. E in questo clima di provvisorietà e di incertezza sulla particolare tenuità, l'articolo 131, la riforma dell'articolo 131 bis, punta tutto sull'unica finalità che mette d'accordo tutte le forze che sostenevano il governo. L'efficienza del sistema penale, è stata citata più volte l'efficienza. Al contrario, invece, i principi di proporzionalità, di sussidiarietà, estrema ratio, meritevolezza della pena, passano fatalmente in secondo piano. È l'efficienza in termini utilitaristici di riduzione dei tempi e dei costi economici della giustizia penale che è la vera protagonista dell'intera riforma. A me pare però che rispetto agli obiettivi che si era posta la riforma Cartabia, ebbene questi obiettivi siano stati raggiunti solo parzialmente attraverso l'articolo 131 bis così come modificato dal decreto legislativo 150 del 2022. In particolare gli obiettivi erano quelli di offrire un contributo alla deflazione processuale, ridurre conseguentemente i tempi della giustizia penale, in linea ovviamente con gli obiettivi del PNR, e incentivare forme di riparazione successive all'offesa generata dal reato. Dicevo, questi obiettivi vengono, mi sembra, raggiunti in maniera molto parziale dal nuovo 131 bis e il 131 bis, così come modificato, presenta alcuni importanti tratti di incoerenza rispetto al fondamento di questa causa di non punibilità, quindi ai principi di proporzionalità e sussidiarietà che già citavo prima. Provo a entrare quindi nel dettaglio delle modifiche e a spiegare queste mie considerazioni, queste mie affermazioni. Innanzitutto parto, anche se inverto un po' l'ordine forse del discorso, ma per comodità parto dal rilievo, dall'inserimento di un nuovo indice requisito sulla base del quale valutare la particolare tenuità dell'offesa. Si tratta della condotta susseguente al reato, è già stata citata ieri nella relazione introduttiva del professore Donini. È noto che già in passato una parte della giurisprudenza, soprattutto di merito, dava rilievo alla condotta susseguente al reato, una sentenza di Cassazione aveva cercato di far rientrare la rilevanza della condotta susseguente facendola rientrare nel concetto di non abitualità. La giurisprudenza successiva e più recente giustamente aveva correttamente escluso la rilevanza della condotta successiva, stante la vecchia formulazione. E l'intervento del 2022 ora invece dà esplicito rilievo alla condotta susseguente. Quindi il giudice non sarà più vincolato a una valutazione e un apprezzamento del fatto, in senso solo retrospettivo, ma potrà allargare il suo sguardo al post fatto e quindi necessariamente aprire lo sguardo anche alla prospettiva, mi sembra, della prevenzione speciale, della rieducazione, della risocializzazione, dell'articolo 27 terzo comma della Costituzione. La nozione di condotta susseguente al reato è davvero ampia, vi rientrano ovviamente il risarcimento del danno, l'eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose, io credo anche la partecipazione a programmi terapeutici, trattamentali, riabilitativi, a percorsi di giustizia riparativa, alla condotta processuale dell'imputato, quindi una nozione davvero ampia, ma mi pare che il nodo più delicato da sciogliere sia quello della definizione delle modalità attraverso le quali opera questa condotta susseguente e del peso che questa assume. In questo senso quello che dice la relazione illustrativa mi sembra depotenziare fortemente il ruolo della condotta susseguente. Perché, dice la relazione illustrativa, le condotte post delittum non potranno di per sé assumere rilievo e rendere da sole l'offesa di particolare tenuità. Quindi il post factum non può mai assumere un rilievo autonomo, è un requisito ulteriore che si aggiunge agli altri due, cioè quindi all'esiguità del danno e del pericolo, alle modalità della condotta e anche a, l'elemento psicologico laddove si manifesti nelle modalità della condotta. E queste invece, queste altre due requisiti, impongono una valutazione al momento del fatto. Quindi mai un rilievo autonomo, non vi è spazio quindi per un'esiguità sopravvenuta attraverso la condotta susseguente. Un'esiguità sopravvenuta di un'offesa che era in partenza non tenue.
La condotta susseguente potrà essere valutata, utilizzata, valorizzata per confermare, per valutare un giudizio di tenuità di un'offesa già presente, quindi un'offesa già tenue viene confermata attraverso anche il rilievo attribuito alla condotta susseguente. In sintesi, quindi, la condotta successiva cosa fa? O conferma una offesa già particolarmente tenue, o rende particolarmente tenue un'offesa che era tenue, con una distinzione difficile tra tenuità e particolare tenuità. Quindi, posta in questi termini, interpretata in questo modo, come mi sembra faccia la relazione illustrativa, la rilevanza della condotta susseguente rischia di essere molto limitata e rischia paradossalmente di restringere l'ambito applicativo della nostra non punibilità per particolare tenuità del fatto. Si aggiunge questo criterio, diventa un requisito ulteriore rispetto a quelli già esistenti. Il rischio è che quindi la stessa costellazione di fatti che in passato sarebbero stati giudicati non punibili ai sensi del previgente 131 bis diverrebbe oggi tale solo in presenza della condotta susseguente. Io spero che non sia questa l'interpretazione giurisprudenziale, che invece possa dare maggiore rilievo alla condotta susseguente, oltre i limiti indicati dalla relazione illustrativa. E del resto ci aiuta in questo senso un rapido sguardo comparato alle altre ipotesi di particolare tenuità, in particolare di improcedibilità, di rinuncia all'esercizio dell'azione penale in caso di particolare tenuità, perché ci sono ipotesi analoghe in altri ordinamenti, peraltro da molto tempo. Penso per esempio ai paragrafi 153 del codice di procedura penale tedesco e quello il 191 invece di quello austriaco del codice di procedura penale austriaco. Entrambi i casi sono ipotesi di rinuncia all'azione penale in caso di particolare tenuità. Ebbene, in entrambi i casi si dà rilievo alla condotta susseguente. Io vorrei soffermare in particolare l'attenzione, in questa incursione comparata, sul paragrafo 191 del codice di procedura penale austriaco, che è stato introdotto, cioè modificato, è stato trasferito nel codice di procedura penale nel 2015, che era in precedenza un'ipotesi analoga, anche se diversa, nel codice penale austriaco al paragrafo 42. È stata tra l'altro oggetto già di ampi studi, anche in Italia. Il paragrafo 191 del codice di procedura penale austriaco può trovare applicazione entro un spazio limitato che fa riferimento al massimo edittale, analogamente a quello che avveniva nel previgente articolo 131 bis, massimo edittale di 3 anni, ma rispetto, tenete presente, a cornici edittali che nel sistema austriaco sono sensibilmente più basse rispetto a quelle italiane, davvero molto più basse. Tanto per dare qualche esempio, si attestano sotto questa soglia di 3 anni di pena massima il furto aggravato, tutte le ipotesi di furto aggravato, le ipotesi di lesioni dolose gravi, l'omicidio colposo realizzato con colpa grave. Quindi ipotesi che molte delle quali stanno fuori dal nostro sistema. A differenza del previgente paragrafo 42 del codice penale, la rinuncia all'azione penale prevista dal paragrafo 191 dipende da un concetto che in tedesco è Störwert, io lo tradurrei come scarsa dannosità o scarso disturbo sociale, ci aggiungo forse qualche pezzo, però questo mi sembra anche nel leggere i commenti a questa norma, questo mi sembra il significato. Quindi è agganciato a questo giudizio, e questo giudizio è frutto di una valutazione tra tanti fattori, tutti i fattori che abbiamo già menzionato e che sono menzionati anche nel 131 bus, tra i quali anche la condotta susseguente, ma, e questo lo dice la relazione illustrativa del austriaca sul paragrafo 191, la logica è quella dei vasi comunicanti, cioè quindi uno di questi fattori compensa, può compensare altri fattori. Questo in senso molto diverso rispetto a quello che avviene in Italia, almeno stando alla relazione illustrativa. Quindi potrebbe essere una esiguità del fatto sopravvenuta proprio per la condotta susseguente. E credo che questo sia agevolato dal fatto che il legislatore l'abbia tenuto all'interno di una serie di fatti già bagatellari, perché, come vedremo, la seconda modifica tocca invece il canone generale di razionalità di applicazione dell'istituto del 131 bis, spostandolo sul minimo edittale. È chiaro che qui apriamo lo spazio anche a fatti che non sono bagatellari, anche a reati non bagatellari. E quindi questo diverso modo di vedere le cose consente forse di dare maggiore rilievo anche alla condotta susseguente.
Torno al 131 bis e in particolare alla seconda modifica e cerco di mettere in rilievo quelli che secondo me delle incongruenze di sistema. Perché appunto, come dicevo, il punto di riferimento non è più il massimo edittale di 5 anni in termini di operatività della nuova causa di non punibilità per particolare tenuità, bensì il minimo edittale non superiore a 2 anni di pena detentiva. Questa modifica però è accompagnata, come sapete, da una lunghissima lista di eccezioni. Alcune eccezioni sono derivano ancora dalla riforma del 2019, qui se ne aggiungono. Eccezioni che non mi sembrano presenti negli altri ordinamenti, non sono presenti nelle disposizioni che ho citato dell'ordinamento austriaco e di quello tedesco. Per la riforma, nell'ottica della riforma, la deflazione riguarda in particolare una serie di reati. Quelli citati dalla relazione mi sembrano riconducibili anche a quelli più statisticamente rilevanti e fondamentalmente legati a scopi di lucro, furti mono aggravati, ricettazioni, ma anche vi rientrano ipotesi di falso in atto pubblico. Se vogliamo allargare un po' lo sguardo e guardiamo le cornici edittali, quindi il minimo di 2 anni, vi rientrano anche il sequestro di persona, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la circonvenzione di incapaci, l'autoriciclaggio, la calunnia, la falsa testimonianza, insomma l'elenco potrebbe continuare e a questo elenco si aggiungerebbero anche tutte le ipotesi di forma tentata che consentono con la riduzione di 2/3 di arrivare nuovamente a 2 anni. Quindi un contributo anche importante all'efficienza del sistema, ma qui si ferma, è il contributo dell'efficienza. Dall'altro mi sembra invece che ci sia una deroga ai principi di proporzionalità e sussidiarietà che fondano la particolare tenuità, perché le eccezioni al criterio generale, cioè il minimo edittale di 2 anni, in relazione a numerosissime fattispecie astratte, quindi sono esclusioni di fattispecie astratte indipendentemente da ogni altra valutazione, contraddicono la scelta della cornice edittale, la contraddicono fortemente. E allora entrano in conflitto con gli stessi principi che stanno a fondamento di questa disposizione. E lo fanno, tra l'altro, in base a imperscrutabili ragioni di allarme sociale e di, soprattutto, evanescenti evidenze empirico-criminologiche e ragioni di coerenza sistematica, cosa che invece era richiesta dalla legge delega, cioè fai delle eccezioni, ma falle solo se ci sono, appunto, evidenze empirico-criminologiche, ragioni di coerenza sistematica che portano a questa soluzione. E invece l'eccezione ormai è divenuta una insopportabile, credo, un insopportabile e ingestibile dato di sistema. Il riferimento nella relazione istruttiva è all'articolo 4 bis, che però mi sembra poco rappresentativo rispetto alla particolare autorità. L'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario si occupa di tutt'altro, si occupa di eccezioni all'accesso alle misure alternative, non c'entra nulla ai benefici penitenziari. Quindi, a prescindere da ogni valutazione su questi aspetti, entrerei nel dettaglio di solo qualche eccezione per vedere quali incongruenze ulteriori secondo me ci sono. Per esempio, la legge delega escludeva i reati previsti dalla Convenzione di Istanbul che riguarda la violenza contro le donne e la violenza domestica. Ora, al di là delle scelte della legge delega, il legislatore delegato introduce una serie di eccezioni rispetto a una lunga lista di reati riconducibili alla Convenzione di Istanbul. Però non le circoscrive a quelle che riguardano, che sono espressione del fenomeno della violenza contro le donne e della violenza domestica. Per intenderci, non si doveva escludere dall'ambito dell'articolo 131 bis qualsiasi lesione commessa nei confronti dell'ascendente o del discendente, che nulla c'entrano con la Convenzione di Istanbul. Così credo anche le ipotesi di lesioni realizzate da una donna nei confronti di un uomo nell'ambito di una relazione affettiva, cioè non era quello la logica della Convenzione di Istanbul. Allo stesso tempo, tuttavia, l'eccezione però non riguarda, per esempio, il sequestro di persona, la violenza privata, che pur potrebbero essere espressione della stessa violenza contro le donne o di violenza domestica. Per altro verso, per esempio, è esclusa la diffusione illecita di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, il nuovo articolo 612 ter, cioè lesioni della riservatezza sessuale. Ecco, queste sono le eccezioni. Al contempo però, dall'altra parte della riforma, quella che ha toccato la procedibilità a querela,
si estende la procedibilità a querela di tutte le ipotesi che vi ho menzionato, del 612 ter, delle lesioni nell'ambito delle relazioni di coppia, del sequestro di persona, della violenza privata, e questa estensione della procedibilità a querela apre la strada alla causa estintiva dell'articolo 162 ter, cioè quindi delle condotte riparatorie, un'offerta reale di risarcimento che non deve neanche essere accettata dalla persona offesa, ma che viene ritenuta congrua dal giudice, è sufficiente per l'estinzione del reato. E allora non si capisce perché escludere il riconoscimento della particolare tenuità, specie dopo che è stata arricchita dalla condotta susseguente, quando si apre la strada all'ipotesi estintiva del 162 ter. Forse potevano stare in piedi entrambe, anche nella logica della deflazione. Per altro verso si esclude per esempio l'estorsione in toto, non la rapina, che rientra solo in forma tentata, ma si esclude tutta l'ipotesi dell'estorsione, quando invece è nota l'ipotesi tenue dell'estorsione contestata al parcheggiatore abusivo. Forse poteva rientrare anche questa ipotesi in questo ambito, quantomeno quella tentata. Si esclude l'adescamento di minori, che anticipa la tutela rispetto a fatti di pedopornografia, rispetto ai quali invece non opera l'esclusione. E si escludono incomprensibilmente anche gli abusi di mercato in questa logica emergenziale. Insomma, viene da chiedersi davvero quali siano le evidenze empirico-criminologiche, le ragioni di coerenza che hanno portato a queste scelte. Certo, è un compromesso politico, e in questo compromesso politico è questa opera, e ne esce questa opera di bricolage. Vi ringrazio. Grazie per questa analisi puntuale. Due brevissime osservazioni prima di passare alla successiva relazione. La prima, l'hai detto alla fine, è questa una materia tipica in cui la composizione dei contrasti politico-parlamentari ha portato a soluzioni a ribasso, perfino rispetto alla legge delega. E qui il compromesso politico è più che evidente nelle esclusioni, negli inserimenti. Le trattative sono state estenuanti per il 131 bis, quindi le incoerenze sono davvero di tipo politico-legislativo. Personalmente, come abbiamo fatto per il patteggiamento in appello, la mia posizione è anche nei confronti della Convenzione di Istanbul, è che se si sceglie un istituto legato a un principio generale così importante, qual è la proporzionalità soprattutto, la offensività o inoffensività, non dovrebbe esistere nessuna preclusione. Ogni fatto, anche quello in violazione della Convenzione di Istanbul, può essere un fatto lieve sotto il profilo della offensività, può essere di tenue offensività. Io avrei escluso qualsiasi preclusione. Detto questo, per quanto riguarda il resto, però vorrei dire, in questa materia occorre fare affidamento davvero alla prudenza della giurisprudenza, che mi sembra finora in materia di 131 bis abbia dato esempi di letture illuminate, insomma, a partire dalle sezioni unite di Giorgio Fidelbo, insomma, sono sentenze secondo me liberali, aperte, equilibrate, attente ai valori in gioco, oltre quello della deflazione attraverso l'archiviazione e particolare tenuità, molto oltre la deflazione. Quindi l'attenzione della dottrina deve essere molto forte nei confronti degli interventi della giurisprudenza. Il posizionamento della giurisprudenza può aiutare poi a sciogliere nel tempo i nodi di alcune di queste preclusioni, inserimenti o disinserimenti, che sono davvero irragionevoli, e condivido la tua opinione. Bene, adesso Nadia La Rocca, della Sapienza di Roma, su un tema molto delicato, con il rapporto tra tempo e confisca e le varie sequenze che sono state previste dal legislatore della riforma. Grazie Presidente, grazie. Anch'io mi unisco velocemente ai ringraziamenti agli organizzatori per questo invito, ma più che altro io vi ringrazio per aver organizzato questa bellissima queste bellissime giornate di studio e di confronto. E come sempre, diciamo, questa università non si smentisce. Devo dire che in questa università abbiamo sempre assistito a convegni bellissimi, io personalmente ad alcuni dei convegni più belli e interessanti a cui ho partecipato fino ad ora, quindi da studiosa vi ringrazio. E certo che insomma corrono davvero dei tempi strani
per il diritto. E questo, diciamo, è un piccolo bilancio che possiamo trarre da quel che abbiamo ascoltato in questa giornata e mezza. E per quel che riguarda il mio tema, la confisca, posso dire che c'è una tendenza fortissima alla preoccupazione quando ci si approccia un po' a tutto l'universo delle misure patrimoniali. Diciamo pochissime polemiche, anche residue, critiche, ma molte preoccupazioni, devo dire per ragioni diverse, anche contrapposte, perché da una parte abbiamo le preoccupazioni di certa parte della magistratura per questo rischio che beni illecitamente acquisiti possano poi rimanere nel patrimonio di chi li ha accumulati per ragioni di ordine strettamente formale, così ha scritto Minditto, insomma, nel commento alla nuova normativa. E a queste preoccupazioni, che comunque naturalmente appartengono alla magistratura, constatiamo poi anche l'assuefazione da parte del legislatore per questi timori, accompagnata anche da un po' dalla creazione finalistica poi della giurisprudenza di certi concetti, di nuove concezioni, diciamo, di condanna e di accertamento sulla scorta di questo predominio, direi, della sostanza sulla forma. E qui quindi si aggiungono altre preoccupazioni, quelle provocate proprio da certe vere e proprie mutazioni e logiche poliziesche che oggi caratterizzano la confisca, o forse meglio dire le confische. Nomen plurale tantum, direbbe Donato Castronuovo in quelle sue bellissime pagine e nel volume curato insieme a Ciro Grandi, che parla proprio di questo adagio pluralista giustificato, come sappiamo, appunto dal mutamento della concezione di confisca alla quale siamo stati abituati, quella codificata nel codice Rocco, misura di sicurezza forse con certi tratti problematici, ma quantomeno assistita da alcune regole, alcune poche certezze, quelle del 240 del codice penale. Oggi le fortissime, direi, potenzialità di questo strumento ablatorio ne hanno provocato proprio una moltiplicazione tipologica e al tempo stesso quindi un indebolimento dogmatico, e su questo pure, diciamo, non ci sono grossi dubbi. C'è sicuramente un significato politico e culturale anche di grandissimo rilievo in questa rinnovata attenzione che da qualche tempo stiamo registrando, questo anche a livello sovranazionale, per questa lotta all'accumulo dei patrimoni ritenuti illeciti, accompagnata da vere e proprie, appunto, mutazioni di certi capisaldi e quindi con inevitabili ripercussioni anche poi sui moduli procedurali e sulle garanzie poste a presidio dei diritti e dei principi costituzionali. Sono le più recenti prese di posizione della giurisprudenza, soprattutto sia interna che europea, che hanno consegnato dei risultati esegetici che palesano questa erronea, direi forse a volte mancante, comparazione con i valori fondamentali. E la confisca senza condanna costituisce senza dubbio l'emblema di questo rovesciamento dei tradizionali paradigmi, quelli che legano appunto il reato e la risposta a quel reato che vengono infranti. Qui mi tocca di nuovo citare Alberto Di Martino e la sua sequenza infranta, appunto in questo caso con lo scopo di assecondare queste istanze di efficienza promosse, devo dire, anche dall'Unione Europea e avallate purtroppo anche da Strasburgo tramite veri e propri ormai cedimenti interpretativi che hanno cancellato anche quelle poche certezze che ci rimanevano forse sul modello accertamento del fatto e erogazione della sanzione. Se un tempo infatti ci potevamo affidare a questa solo, col senno di poi, apparente stabilità di quelle linee di pensiero, proprio i ripensamenti di Strasburgo nell'ottica efficientistica oggi alimentano le incertezze su questo statuto dogmaticamente apolide, costituzionalmente ambiguo, direbbe Vittorio Manes, della confisca.
Perché questo? Dopo 10 anni dalla sentenza Sud Fondi contro Italia, con la decisione assunta nell'affare GM contro Italia, la Grande Camera ha definitivamente suggellato, lo sappiamo, la compatibilità con i principi della Convenzione e della misura ablatoria disposta in assenza di condanna a seguito quindi di una decisione di proscioglimento per prescrizione in quel caso. Basta quindi questo primo giudizio che accerti profili di responsabilità, pur non esitato in un verdetto definitivo. Il che, al di là di certe illusioni ottiche provocate da questi richiami alle garanzie dell'articolo 6 per questo accertamento iniziale, quello di primo grado, certamente non cancella la logica di compromesso a cui ha ceduto la Corte di Strasburgo nell'avallare, poiché di fatto forse lo chiedeva anche l'Unione Europea, questa nuova categoria di confisca senza condanna, pur con una consapevolezza, direi, mi perdonerà il Presidente, ma noi studiosi dobbiamo ribadirla, che ordinare un'ablazione intrinsecamente penale in assenza di una decisione che accerti definitivamente la colpevolezza significa ovviamente applicare una pena senza responsabilità, violando quindi il nullum crimen sine culpa e la presunzione di non colpevolezza. A questo si aggiungono poi tutte le incertezze generate dalle varie interpretazioni sviluppate alle varie forme, e più che altro alla natura penale o non penale delle varie sottospecie di ablazione, con tutto quel che ne consegue poi anche dalla prospettiva dell'operatività di certe metodologie procedimentali e delle garanzie sovraordinate, sebbene oggi risulti manipolato, manipolabile quel principio secondo cui tutte le misure di carattere punitivo afflittivo devono essere sottoposte al regime della sanzione penale in senso stretto, lo disse la Corte Costituzionale non tanto tempo fa, nel 2010, sentenza 196. Questa tensione tra il polo liberale e delle garanzie e il polo autoritario, in questo caso del contrasto all'accumulazione di patrimoni, emerge ovviamente con la sua massima evidenza possibile in quello statuto agevolato delle misure di prevenzione, a cui si affidano, ormai lo sappiamo, le sorti del diritto penale, conservata ancora allo stadio di eccezionalità derogatoria che aveva giustificato la sua genesi, la confisca antimafia soffre ancora oggi di questo graduale ma sempre incompleto allineamento ai principi costituzionali, convenzionali, continuando quindi ad alimentare quei vecchi dubbi manifestati già in occasione dell'entrata in vigore della Carta Repubblicana e che ancora oggi quindi fanno gridare, sebbene gli studiosi soltanto, allo scandalo, uno scandalo direbbe Padovani, che dura ormai da oltre 100 anni in questo modello parallelo di repressione penale. Oggi in espansione questa logica per cui sospettare equivale a punire trova certamente il suo punto di massima ascesa nella materia della prevenzione, tra queste esigenze di continua specificazione interpretativa anche da parte delle sezioni unite e tentativi di adattamento ma mai di compatibilità con gli assiomi primari consacrati nella legge fondamentale. Malgrado il suo carattere afflittivo, questa asserita natura non sanzionatoria ritenuta della confisca, ritenuta non penale ma ripristinatoria, costituisce ovviamente il nucleo attorno al quale si condensa poi questo circolo vizioso che di fatto provoca la sconfitta dei principi del diritto penale e delle garanzie di quell'itinerario di razionalità che dovrebbe essere il processo. Anche qui devo richiamare di nuovo Donato Castronuovo, che ha ben sottolineato come proprio con questa inversione metodologica e proprio dal mancato rispetto dei canoni costituzionali e convenzionali che circondano la sanzione che si fa derivare la natura di misura a connotazione preventiva della confisca antimafia, alla quale, secondo la nota sentenza 24 del 2019, relatore Viganò, si attaglierebbe questo statuto meno esigente di tutele
perché anche secondo la costante giurisprudenza della Corte dei diritti umani va ricostruito guardando al diritto di proprietà, alla libertà di iniziativa economica, a certi aspetti dell'equo processo. E qui direi che questo richiamo da parte della Corte Costituzionale alle garanzie dell'equo processo appare ovviamente sintomatico di questa necessità di sopperire al vulnus che spesso si traduce in soccombenza delle garanzie individuali, tutte a favore dello scopo ablatorio perseguito appunto dall'autorità in questa procedura duttile, semplificata, nella quale l'indeterminatezza del soggetto porta con sé l'indeterminabilità poi delle regole in essa applicabili. Ed è in questo contesto che si staglia questa nuova previsione che andrà a regolare i rapporti tra improcedibilità dell'azione penale per decorso dei tempi massimi delle impugnazioni e confisca. Nuovo articolo 578 ter, già richiamato ieri. Diciamo che utile e giusto è anche pragmatismo e dogmatica e valori si contrappongono in questa norma che probabilmente avrà anche un grande successo applicativo, provocando probabilmente anche l'arricchimento delle fattispecie richiamate dall'articolo 4 del codice antimafia, emblema ancora una volta della rottura di queste sequenze del diritto penale, processuale penale classico, forse anche di quelle moderne, che sono infrante a causa, anche in questo caso, del perseguimento a tutti i costi dello scopo ablatorio. Già cancellato il nesso tra ablazione e reato accertato in via definitiva dal 578 bis, in questa nuova disposizione si concreta, direi, questo istinto anche fantasioso di un legislatore quasi a disagio nell'attuare quel criterio di delega che imponeva di regolare i rapporti tra improcedibilità e confisca. E questo lo avvertiamo già dalla lettura della relazione di accompagno, sia al decreto legislativo 150 che a quelle pregresse, che poi sono abbastanza sovrapponibili, relazione nella quale appunto ci si divincola alla ricerca di questa soluzione per raggiungere lo scopo ablatorio dinanzi alla variante dualistica che ormai caratterizza il decorso del tempo del reato e del processo. La pronuncia di improcedibilità ha carattere processuale, si afferma, e come tale quindi impedisce di proseguire e giungere a una condanna definitiva, caducando quindi la precedente pronuncia e impedendo l'applicazione della confisca che presuppone una condanna, direi assunto abbastanza condivisibile. Ed in effetti non possiamo negare che, malgrado i tentativi di ricondurre l'improcedibilità entro questo recinto di accettabilità sistematica, se isolata dal regime della prescrizione per la sua collocazione e per l'effetto che le attribuisce il legislatore, l'improcedibilità si atteggia proprio alla stregua di mancanza della possibilità di fare qualsiasi cosa, di proseguire anche a favore. Nel nuovo 578 ter si individua, come dire, la via di fuga per uscire da questo impasse superato, generato da quell'ostacolo, il proscioglimento per causa di rito. Una via di fuga che è data sicuramente da queste proclamazioni contenute nella relazione e poi le contraddizioni che ritroviamo nell'articolo. Salvo che si versi in ipotesi di confisca obbligatoria, a seguito di questa declaratoria di improcedibilità, la confisca disposta con la sentenza impugnata, almeno in apparenza, dovrebbe, come dire, seguire le sorti dell'improcedibilità, quindi essere caducata. Questa regola, che possiamo solo estrapolare, diciamo, dal primo comma di questa disposizione, in realtà è immediatamente derogata dal secondo comma per queste ipotesi nelle quali vi siano dei beni sottoposti in sequestro di cui può essere chiesta ovviamente la confisca non obbligatoria. Questa evenienza è niente affatto rara, possiamo certamente dire. Quindi dinanzi a questa evenienza il giudice, Corte di Cassazione, Corte di Appello, nel dichiarare l'improcedibilità
dispone con un'ordinanza la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente a chiedere e ottenere le misure di prevenzione. Come se quindi questo sequestro, che è un sequestro preventivo, costituisse il presupposto in qualche modo di questo dovere di procedere con quell'ordinanza di trasmissione degli atti, senza che neppure sia lasciata al giudice la possibilità di un vaglio di opportunità, anche che è impedito proprio da quella, dalla natura di quella declaratoria di improcedibilità dell'azione, che l'autorizza quindi alla sola decisione e rito. Ma anche questo dato è smentito, perché quell'ordinanza di trasmissione degli atti sarà in grado quasi di produrre un doppio effetto: l'effetto di conservare un sequestro che dovrebbe essere caducato, effetto conservativo che si protrae per 90 giorni malgrado l'improcedibilità, e quello di impulso a intraprendere l'azione di prevenzione, se sussistono ovviamente quei presupposti incerti e fragili previsti dal codice antimafia. Questa attività, secondo la relazione, non comporterebbe un trasferimento o una prosecuzione del giudizio ai fini della confisca penale in un'altra sede, il che, aggiungo io, non sarebbe e non è giustificabile neppure dogmaticamente dinanzi a questa declaratoria di improcedibilità dell'azione penale. Ma anche questa affermazione è immediatamente smentita, contraddetta proprio da questo doppio effetto che è in grado di produrre questa ordinanza di trasmissione degli atti: da quell'atto di impulso che genera, appunto la trasmissione degli atti disposta con un'ordinanza che già proprio a livello plastico rende bene l'immagine, l'idea di questo travaso che è tipico anch'esso della procedura di prevenzione. Qui addirittura la trasmigrazione è prevista già dalla norma. Anche la tipologia provvedimentale scelta, l'ordinanza, insomma, se tutte le ordinanze devono essere motivate, imporrà un impegno motivazionale in qualche modo a carico del giudice, al tempo stesso costretto però alla declaratoria di improcedibilità, che dovrebbe impedire il compimento di qualsiasi atto processuale, sia propulsivo che probatorio, teso a risolvere in una maniera o nell'altra il dovere di punire, direbbe Renzo Orlandi. Quindi questa è un'altra contraddizione: il giudice che deve dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale può motivare un'ordinanza, magari anche suggerendo al pubblico ministero, questo vale anche per la Cassazione, quindi anche nel merito, l'esercizio dell'azione di prevenzione. Questo ci fa prendere atto, ancora una volta, anche in questo caso, dell'uso sbagliato delle categorie. Non me ne vorrà anche qui il Presidente, ma l'Accademia deve difendere le categorie tradizionali, protratto in questo caso con lo scopo di mantenere questa ablazione che avrebbe avuto il suo presupposto nella responsabilità per un determinato fatto, con lo scopo ovviamente di colpirlo altrimenti nell'impossibilità di provarne l'accertamento. E in questo, lo sappiamo, sta la forza di quel rito di prevenzione, in cui non trova spazio la presunzione di innocenza. Questa è un'espressa affermazione della Corte Costituzionale già dal 1964, non trova spazio il principio di legalità processuale. Occorre subito eliminare ogni dubbio, ha scritto il redattore Viganò nella sua decisione 24, ogni equivoca sovrapposizione tra il concetto di tassatività sostanziale relativa al tema probando e quello di cosiddetta tassatività processuale che concerne il comodo della prova e che non è rilevante nel rito di prevenzione. Ma soprattutto non trova spazio, per quel che qui interessa, il principio della ragionevole durata, che è la ragione per cui è stata introdotta quella disposizione, quel 344 bis. Ragioni di tempo non mi consentono di andare oltre, anche se molto altro ci sarebbe da dire. Non posso mettere però un'ultima considerazione.
quella previsione, quell'articolo 344 bis che avrebbe dovuto, vorrebbe rendere effettivo il principio di ragionevole durata, favorire, secondo le parole dell'ex ministro Cartabia, proprio la presunzione di innocenza, evitando quindi la sottoposizione dell'imputato a questi processi eterni, lunghi o che superano di gran lunga, direi, questi tempi considerati ragionevoli, gli addosseranno domani il peso dell'inizio, forse solo eventuale, però dell'inizio di un procedimento ulteriore, violando quindi il principio di ragionevole durata, e ciò a prescindere che lo si consideri come canone oggettivo di efficienza o come garanzia soggettiva. L'efficienza ablatoria quindi è un'efficienza senza tempo che congeda categorie, forme e principi, con davvero poco, troppo poco di liberale e garantista in questa parte della riforma. Questo tempo per la confisca fuoriesce dal tempo dei diritti dell'uomo in questi strani tempi che corrono per il diritto. Grazie. No, non mi sembra che la tua relazione sia stata una relazione per categorie, tutt'altro. Sei entrata nella profondità della carne, del sangue, del processo che attiene alla ablazione e quindi alla funzione ablatoria da esercitare attraverso la confisca. Qualche breve osservazione. La prima riguarda più in generale questa scelta da parte del legislatore del 578 ter. Ecco. Io penso che si sappia pubblicamente, se non lo si sa è bene dirlo, che il gruppo di lavoro sulle impugnazioni che coordinavo, partendo dal presupposto che il crimine non paga e che un giudizio di cognizione si è svolto, o addirittura un doppio giudizio di cognizione, primo e secondo grado, in cui si è discusso a livello di cognizione della colpevolezza, della responsabilità di un imputato, in cui ci sono beni sequestrati giacché di provenienza illecita, non poteva concludersi con una improcedibilità, improseguibilità, come dirò subito dopo, di tipo formale, restituendo beni di cui si è semmai accertato già con una sentenza di primo, di secondo e di secondo grado la provenienza illecita, perché il crimine non paga, perché altrimenti a livello europeo, l'hai già detto, saremmo stati senz'altro colpiti duramente per questo esito della improcedibilità. E quindi la proposta del gruppo di lavoro era che per un periodo di tempo limitato non si provvedesse subito alla improcedibilità per lo sforamento del termine, per esempio appello 2 anni o 1 anno con eventuali proroghe, poi ovviamente in Cassazione, ma ci fosse un ulteriore breve termine, se non sbaglio avevamo proposto 6 mesi, in cui quel giudice di cognizione, perché stiamo in un giudizio di cognizione, potesse svolgere quello che avviene anche in altre materie, e cioè una sorta di parentesi in cui accertava lo stato degli atti, confermava o meno la colpevolezza, la responsabilità dell'imputato, sussistenza del fatto, imputazione del fatto all'imputato e così via, in modo da deliberare anche sulla confisca, con una, quindi una sorta di proroga in questo caso dei termini di durata limitatamente a questo obiettivo. La soluzione che poi è stata scelta a livello ministeriale dell'ufficio legislativo, noi non sono in grado di dire quale sia la ratio, cioè quale sia la genesi, da dove sia stata mossa, se per ragioni politiche, su questo non intendo proprio prendere posizione, mentre condivido senz'altro l'addebito che tu muovi di una aporia. Certo che c'è una distorsione, un'aporia. C'è un'aporia addirittura grammaticale, oltre che sintattica. Sto in un giudizio di cognizione, sto discutendo dell'accertamento della responsabilità, non si capisce perché una volta determinata la ragionevole durata e la improcedibilità, il tutto debba essere mantenuto in piedi in funzione di un giudizio di prevenzione
che è tutt'altro, ha tutt'altri presupposti, si muove in un altro mondo, cioè sono orbite che non confinano tra loro. E quindi devo dire che personalmente non ho apprezzato questa scelta, che mi è sembrata distonica. Detto questo, però, senza voler assolutamente sminuire la portata di questa, di questo percorso sicuramente anomalo che hai evidenziato, voglio dire, stiamo attenti a non drammatizzare oltre misura l'evento, dicendo tutto questo comporterà una diffusività di questi casi. Io non credo affatto. Noi dobbiamo cominciare a immaginare la improcedibilità sullo sfondo estremo di un processo che non si deve verificare. E il sistema è organizzato in modo tale che non si verifichi tutto questo. Vi richiamo soltanto, richiamo la vostra attenzione su due norme di attuazione che sono state inserite nella riforma e che mirano proprio a questo e che fanno capire come anche in questo caso rito e organizzazione vanno insieme. Queste norme del rito vanno lette anche alla luce delle misure organizzative per evitare questo effetto deleterio, letale anche per la riforma, di una improcedibilità immaginata in un caso, in casi del genere. Il 165 ter, attuazione, monitoraggio dei termini di cui al 344 bis, a carico di chi? Di chi deve governare il giudizio? E cioè i presidenti corte, Cassazione e Appello adottano provvedimenti organizzativi che stanno già adottando, tra l'altro. La Corte di Cassazione già l'ha adottato, le Corti di Appello, le più virtuose, l'hanno già adottate, altre stanno, come sempre, in forte ritardo, necessari per attuare il monitoraggio dei termini di durata massima di giudizi di impugnazione e nel rispetto dell'altra disposizione che è il 175 bis di attuazione, che riguarda proprio il nostro caso. Perché decisione sulla improcedibilità ai sensi del 344 bis. Ai fini del 578,1 bis e 578 ter, 2, la Corte di Cassazione e la Corte di Appello, parti civili, beni in sequestro, si pronunciano sulla improcedibilità non oltre il 60° giorno successivo al maturale dei termini di durata massima di impugnazione. Cioè, voglio dire, alcuni antidoti, ecco, di tipo organizzatorio sono stati previsti. In più, io voglio dire, io mi rendo conto che in Italia siamo abituati a discutere dei tempi del processo come di una variabile indipendente, ma che ce ne importa, duri quanto gli pare. In Europa non la vedono così, perché il tempo del processo incide sulle garanzie. Sulle garanzie e incide anche sulla quello che la collettività vuole, cioè l'accertamento dei fatti in tempi ragionevoli. I nostri 2 anni del giudizio di appello già sono pari a più del doppio del termine del giudizio di appello in qualsiasi altro paese europeo. L'anno della Corte di Cassazione non ce ne importa niente, perché la Corte di Cassazione, nonostante tutto quello che ho detto, decide in 180 giorni ed è vista come un esempio clamoroso a livello europeo di organizzazione dei suoi uffici. Le migliori corti di appello, i 2/3 delle corti di appello decidono in 10 mesi, 12 mesi, non si capisce perché debba essere drammatizzato, se non per le corti che si trovano in gravissima crisi sistemica, questo della improcedibilità. Perché io ritengo che un'ottima organizzazione degli uffici non deve consentire che il processo di appello abbia una durata irragionevole superiore ai 2 anni, se si pensa poi alle proroghe consentite, a quello che è consentito fino al 2024, mi sembra che già è stata molto generosa la Commissione europea a consentire tutto questo. Però ne approfitto, scusatemi se mi prendo solo un minuto, facciamo la pausa che è prevista, per dire, ma non vi sembra che queste cose che stiamo dicendo stridono fortemente con una tesi che io trovo puramente ideologica, e cioè che la improcedibilità sia un primum rispetto alla categoria della inammissibilità? Innanzitutto la legge non parla di improcedibilità nel titolo, ma fa capire chiaramente che si tratta di improseguibilità. Cioè c'è un processo in corso che non è improcedibile ab origine perché manca la querela, ma che è improseguibile. Ma non vi sembra che prima di decidere il 578 ter
io faccio un'ordinanza, ti trasmetto gli atti perché tu procedi alla prevenzione. Ho il 578 bis, io devo trasmetterti per proseguire, dice proprio il termine, perché prosegua per l'azione civile, io non debba fare un vaglio di ammissibilità. E se non c'è proprio il motivo di ricorso sulla confisca? Non faccio un vaglio di ammissibilità del ricorso per Cassazione prima di fare tutta la procedura, questa sequenza anomala, che giustamente è definito anomala. Si può consentire la proseguibilità in altre sedi, sbagliata questa, corretta quella davanti al giudice civile per l'azione civile, senza prima aver fatto un vaglio dell'ammissibilità del ricorso? Aggiungo, ma posso io valutare la complessità, usiamo il termine generale, la complessità dei fatti degli imputati, delle difese e così via, la complessità per una proroga senza aver prima fatto un vaglio di ammissibilità? Cosa prorogo io? Dei 2 anni passo ai 3 anni, da 1 anno passo a 1 anno e mezzo, e poi la seconda proroga, la terza proroga, rispetto a un ricorso che io definisco, posso definire a priori apparente perché inammissibile per tante ragioni. E da ultimo, ma vi sembra possibile che io debba concedere all'imputato il diritto potestativo di dire no, io voglio proseguire il processo, perché, attenzione, c'è una dicotomia, improseguibilità, ma proseguibilità su richiesta, se il tuo ricorso è specifico, se il tuo ricorso è infatto, se il tuo ricorso è manifestamente infondato, se i tuoi motivi di ricorso sono assolutamente inconcludenti. È un diritto potestativo dell'imputato di pretendere la prosecuzione del processo in appello o in corte di Cassazione senza che il giudice possa previamente dichiarare l'ammissibilità. Ora, al di là delle categorie, a me sembra proprio il senso comune, il buon senso, una sorta di discorso logico, anche qui di argomentare logico, di ragionamento, di dire, come ha fatto poi il legislatore sull'azione civile, che l'ha detto chiaramente, se non è ma non l'ha detto perché ha fatto l'aporia, perché non ha ordinato la prosecuzione, lì c'è la prosecuzione, qui trasmette, è diverso, ma nella nostra articolazione del gruppo di lavoro c'era, ovviamente, se non è inammissibile io dispongo la prosecuzione, perché che cosa dispongo di prosecuzione se il ricorso è inammissibile? Come giustamente quel giudice che riceve l'atto dice, ma io devo fare un processo civile, io devo proseguire un processo di questo tipo di fronte a quello che è un ricorso inammissibile, e non se ne è accorta la Corte di Cassazione. A me sembra che tutto questo debba farci riflettere sulla categoria inammissibilità e improcedibilità e sulla loro preminenza o posteriorità. Comunque su questo vi ho detto come la penso. Devo aggiungervi, perché può essere interessante, anche ai fini di quello che abbiamo detto sull'aporia da parte del legislatore di questa scelta, che noi avevamo previsto anche l'allargamento del 129 come secondo del codice procedura penale, cioè l'estensione anche alla improcedibilità dell'immediato rilievo della causa di non punibilità, come per qualsiasi altra causa. E io ritengo che una giurisprudenza illuminata potrebbe anche pervenire a questa soluzione senza passare per la Corte Costituzionale attraverso un ragionamento analogico, in questo caso in favor rei, cioè in bonam partem, ma questo lo lascio aperto solo per dirvi che il gruppo di lavoro aveva optato per una soluzione completamente diversa, che anzi apriva all'estensione e alla improcedibilità del 129 come secondo. Io direi, facciamo una pausa adesso, no? Che cosa dici? Mi rivolgo agli organizzatori. Sì, e poi facciamo un cambio del tavolo. Ma la colpa è la mia, adesso non parlo più. La colpa è la mia sicuramente.
ovviamente per la mano.